Seinfinity è un nuovo marchio italiano creato da due esperti del settore. Vincenzo Tuccio, che con TS Drive produce propulsioni di superficie e i relativi sistemi di controllo, e Gianluca Caputi, yacht designer, autore di numerosi importanti progetti navali, alcuni dei quali anche in campo militare. Insomma, stiamo per esaminare un prodotto nuovo, ma nato sulla base di importanti esperienze tecniche e di design. Si chiama Seinfinity TS48. Hanno aumentato la spaziosità in coperta con soluzioni di grande effetto estetico e funzionale. Guardate queste murate, seguono l'andamento dello scafo e così in coperta qui c'è più spazio. Le murate sono abbattibili idraulicamente e aumentano lo spazio fruibile nel pozzetto, portando la larghezza totale della barca a 5 metri e 30 centimetri. TS48 è un walkaround elegante e accattivante che viene proposto in due versioni e con tre diversi sistemi di propulsione e un'ampia gamma di potenze. La base, cioè lo scafo, è sempre il medesimo. TS48 può essere anche un tender di supporto a mega yacht, a vela o a motore, in una speciale configurazione water limo. Per ancorare basta premere un pulsante, nessuna fatica, massima comodità. E tutti i meccanismi oleodinamici di questa imbarcazione sono stati realizzati dalla stessa società che è proprietaria anche del cantiere, TS Drive. Cosa si desidera da una barca da giornata o da weekend? Tantissimo spazio all'aperto, grandi aree prendisole per quando si invitano parecchi ospiti e magari una dinette con molti posti a sedere e divani con gli schienali traslabili, i tavolini apribili e una cucina così ampia che potete attrezzarla come volete. Solarium possono essere interamente ombreggiati con teli e pali di carbonio. I Water Toys vengono stivati in un garage a poppa sotto il prendisole. Sotto coperta una dinette con soluzioni di arredo personalizzabili. Il matrimoniale che si ottiene dalla dinette è molto ampio, poi ci sono un armadio e alcuni stipetti. Sotto il pozzetto un vano storage che potrebbe diventare una cuccetta per due. Il bagno ha dimensioni degne di uno yacht di lusso. Seinfinity è disponibile con motori fuori bordo, come in questo caso, o entro bordo con eliche di superficie, o ancora con entro fuori bordo. Per quanto concerne le potenze, propongono entrobordo diesel da 400 a 570 cavalli di FPT con propulsioni di superficie Top System Drive, oppure entro fuoribordo di Volvo Penta fino a 300 cavalli o ancora fuoribordo sino a 4x400 cavalli, come in questo caso. Non vedevo l'ora di provare questo Seinfinity TS48 perché ho letto le sue caratteristiche e ho visto che il dead rise, l'angolo dietro a poppa, è di 23 gradi. È rarissimo che un'imbarcazione di 15 metri abbia questa geometria. Perché hanno fatto una carena in questa maniera? Perché con una V profonda si passa bene sulle onde, non si soffre il mare mosso, si può andare veloci anche in condizioni difficili.
Oppure si può andare ad andature di crociera godendosi il comfort anche quando il mare non è calmo. Sono diverse le motivazioni tecniche interessanti di questo modello. Intanto la carena è stretta e questo significa che non ha una grande resistenza idrodinamica, hanno voluto privilegiare le prestazioni. Si allarga poi sopra il galleggiamento con questi fianchi così svasati. E poi c'è qualcos'altro di tecnico molto interessante. E adesso ve ne parlo, tra poco. Cominciamo come al solito portando lo scafo in planata. Lo fanno quattro eliche di quattro motori fuoribordo Mercury da 400 cavalli. Diamo un'occhiata alla scia. La scia si stacca, lo scafo va in leggera cabrata, ma la visuale resta perfetta. Siamo in questo momento con i motori a 3000 giri minuto. Ok, siamo in planata. Velocità 13 nodi, temperatura dei motori 60 gradi, sono ancora freddi, diamogli tempo di scaldarsi un po'. Date un'occhiata ai fuoribordo, guardate come sono posizionati adesso. Sono quasi tutti alla stessa altezza, ok? Tra poco qualcosa cambierà. Si sa che sulle imbarcazioni con i motori fuoribordo è molto facile controllare l'assetto utilizzando il trim. Trim basso quando si parte, poi si tira su man mano che la velocità cresce. Ma chi corre sa perfettamente che c'è un altro sistema per far rendere ancora di più l'imbarcazione ed è quello di alzare i motori sullo specchio di poppa. Sì, ma alzarli quanto? I cantieri fanno delle prove e poi decidono come fissarli. Invece Sea Infinity ha deciso di non fissarli, ma di metterli su dei power lift, come sulle barche da corsa. Cosa sono? Sono degli ascensori, una specie. Sollevano i motori sullo specchio di poppa, li tirano sempre più fuori dall'acqua, così oppongono meno resistenza e si va più veloci. E qui c'è questo sistema. Mi direte quanto è complicato navigare in questo modo, il trim, il power lift. No, è tutto semplice, perché c'è un solo tasto da premere, Easy Set. Un comando automatico che controlla tutto e voi non dovete fare altro che accelerare. venti nodi di velocità, in questo momento i motori sono a 3800 giri minuto e consumano tutti più o meno intorno ai 30 litri ora. Cerchiamo delle andature di crociera un po' più elevate. Mentre ci muoviamo in questa baia davanti a Miami. Il vento aumenta, mi metto un po' più a ridosso del parabrezza. Siamo intorno ai 30 nodi. Motori a 4500 giri minuto. Il consumo è complessivamente di 200 litri ora. Guardate i motori, sempre tutti più o meno alla stessa altezza. Adesso vado in virata. A questa velocità posso virare come mi pare, posso sbandare la barca quanto voglio e banda parecchio, devo dire. Non sento cavitare i motori e le temperature sono sempre tutte uguali, quindi vuol dire che stanno prendendo acqua regolarmente, mentre alle volte con le installazioni multiple sullo specchio di poppa di questi center console succede che i motori esterni non prendano acqua e non si raffreddino abbastanza. Andiamo un po' più su con l'acceleratore, anzi un po' più giù con le manette. Ora ci portiamo alla velocità di crociera, 4800 giri motore. E vediamo cosa succede al power lift.
anzi all'Easy Lift, al sistema automatico di Top System. Ok, il sistema ha tirato su tutti i motori, si sente che è cambiato anche il rumore, infatti mano a mano, senza toccare il gas, il regime è aumentato e anche la velocità è cresciuta. Siamo arrivati adesso a 5500 giri minuti, la temperatura di raffreddamento dei motori è perfetta, uguale per tutti quanti, ma quello che è interessante è che anche il carico sui motori è lo stesso e quindi consumano tutti la stessa quantità di carburante e sono tutti ugualmente impegnati nella stessa misura e siamo a 38 nodi di velocità. E adesso cerchiamo la massima. Avete visto quanto gas avevo ancora? Pazzesco! L'Easy Lift ha esagerato, ha messo tutti i motori su al 100% della corsa del Power Lift. Sono tutti spremuti al massimo questi motori, sono tutti al loro massimo consumo, 140 litri per ora, e la nostra velocità è di 47 nodi. Ora però, se dessi anche un po' di trim, mi piace perché non cambia il suo assetto. L'angolo di incidenza, l'angolo di corsa dello scafo sull'acqua è sempre perfetto, è ideale. Sente poco il trim, direi che il Power Lift è sicuramente lo strumento più efficace su questa imbarcazione. Velocità massima sul Sea Infinity TS48, 50 nodi! Gianluca Caputi e Vincenzo Tuccio, con la loro esperienza, con la loro capacità, con la loro inventiva, hanno realizzato un'imbarcazione fuori dagli schemi convenzionali, che supera i tradizionali confini e che, con il sistema automatico di controllo dell'assetto dei motori fuoribordo, al momento è anche unica al mondo.